Enzo Ferrari ha sempre sostenuto che il motore è la parte più importante in una vettura da competizione. Ecco come è nato uno dei 165 motori realizzati a Maranello dal 46 ad oggi, alcuni dei quali denominati Dino in memoria del figlio scomparso nel 1956. Il Turbo Ferrari ha cominciato il suo viaggio su questi tavoli da disegno. Migliaia di ipotesi, di soluzioni alternative, di dati e di riferimenti sono stati presi in esame, migliaia di problemi affrontati e risolti. Un motore sovralimentato è soggetto a temperature elevatissime, specie nelle camere di combustione della testa dei cilindri, negli scarichi e nel turbocompressore stesso. Il ritardo tra l'accelerazione e l'inizio del rendimento deve essere minimo per non pregiudicare le prestazioni. Ma il turbo significa potenza, tanta potenza in più rispetto al motore aspirato, malgrado il codice sportivo ne limiti la cilindrata a 1,5 litri contro 3. Problemi assai complessi che talora suggeriscono soluzioni nuove. Sembra il laboratorio di un alchimista, in realtà è la fonderia della Ferrari. Una somiglianza superficiale per quel tanto di magia che fumi, fiamme e metalli in fusione possono evocare. Ma qui tutto è calcolo e scienza. Qui nasce un prodotto di altissima tecnologia, il 6 cilindri turbo. Progetti, idee, speranze diventano oggetti lucenti. Una trasformazione che avviene in casa, in fabbrica. Una monoposto Ferrari è veramente un prodotto di Maranello, non è soltanto un montaggio magari abile di tanti elementi costruiti in giro. La fonderia è un punto di arrivo e di partenza insieme, il primo passo di un cammino lungo e difficile. Sostiene sovente che un motore Ferrari è un gioiello di meccanica. Eccesso d'entusiasmo? No, le parole rispecchiano una precisa realtà. La lavorazione dei vari pezzi che compongono il turbo destinato a spingere le monoposto 126C di Villeneuve Pironi richiede precisione, competenza e, perché no, amore. Una lavorazione attenta e meticolosa che sposa l'alta tecnologia con i gesti dell'artigiano esperto. Tutto viene fatto in fabbrica, a Maranello, con una fusione tra scienza e bottega d'arte che non finisce di meravigliare e di portare risultati sorprendenti. I 3.896 pezzi che compongono il Turbo Ferrari sono assemblati con una serie di delicate operazioni. Occorrono 65 ore per montare un motore. La sua carta d'identità è la seguente. 6 cilindri a V di 120 gradi, cilindrata 1496 centimetri cubi, alesaggio e corsa 81x48,4 mm, 4 valvole per cilindro, rapporto di compressione 6,5:1, potenza massima 580 cavalli a 11.000 giri al minuto. La pressione di sovralimentazione è di 1,9 bar. Il peso, 160 kg, è il più contenuto nella famiglia dei turbo attualmente in uso. Nella costruzione di questo motore, la Ferrari ricorre ad acciai e leghe particolari e a trattamenti speciali. Ogni elemento viene sottoposto a controlli e verifiche per accertarne la perfetta efficienza, un lavoro per il quale Ferrari può contare sulle doti della sua gente. Ebbe un giorno a scrivere il costruttore modenese. Sangue e cervello sono qui bene uniti per fare tipi di uomini ostinati, capaci e ardimentosi, le qualità che ci vogliono per fare i bolidi.
Il motore Ferrari, compatto e leggero, ideato per inserirsi in una moderna e funzionale monoposto ad effetto suolo, è sovralimentato con due piccoli turbo a recupero dei gas di scarico. Uno schema classico che i tecnici della scuderia hanno arricchito con soluzioni originali, dagli scambiatori di calore alla valvola di sovrappressione, alle apparecchiature elettroniche che regolano accensione e alimentazione. Controllata l'affidabilità meccanica dei motori, potenza ai diversi regimi, temperature, pressione di sovralimentazione. Il turbo Ferrari, nel suo sviluppo, è stato ampiamente collaudato. Vi sono unità che hanno superato quei limiti di durata ritenuti indispensabili, e cioè 10 ore di funzionamento al banco. Le 12 ore di sala prova, senza cali di potenza sensibili, sono un fatto normale. Risultati, come sempre, resi possibili dal costante collegamento con la pista di Fiorano. Quando si dice che ogni Ferrari di Formula 1 è realizzata a mano, non ci si sbaglia. Il Turbo Ferrari si sposa con la 126C in un lungo salone che da sempre ospita nello stabilimento di Maranello il settore montaggio vetture. Si completa la revisione delle monoposto impiegate in un Gran Premio, si preparano quelle destinate alla gara successiva e si opera sulle macchine utilizzate a Fiorano. I pezzi che formano una 126C sono 8200 e tutti debbono funzionare alla perfezione. Qui, tecnologia da industria aerospaziale e cura artigiana danno vita a prodotti straordinari e irripetibili. Dedizione e amore per l'automobile e le corse. Retorica. Non in Ferrari, dove motori e vetture sono creature viventi e dove anche l'urlo di un turbo è la testimonianza di un sogno che si rinnova ogni giorno.